Tante volte passi dei periodi nella vita in cui sembra che va tutto storto. La famiglia, gli affetti cari, il lavoro, gli amici. Però sembrerà strano, ma c'è una cosa che non te tradisce mai. È la Roma nostra. E sì, per qualcuno sembrerà sicuramente pesante, eccessivo quello che sto per dire, però è proprio così. Perché si dice che le fidanzate passano, gli amici ti tradiscono, le mogli si stancano, i figli non ti rispettano, però c'è una fede incrollabile dentro al cuore nostro, che si chiama Associazione Sportiva Roma, la capitale d'Italia e del mondo intero. Venditti canta quanto sei bella Roma, e è proprio così, è proprio così. A 2 giorni di distanza dalla partita più importante della stagione contro il Bayer Leverkusen, tu t'appigli a qualcosa che forse è impossibile, che però ti fa svegliare ogni mattina con la consapevolezza che se farai il risultato là e se passerai, entrerai per l'ennesima volta nella storia e ci entrerai dalla porta principale. Non ve so spiegare, però sono sicuro che tanti di voi potranno capire. Tante volte la gente mi scrive in privato e mi dice: oh, ma tu con tutte le visualizzazioni, con tutta la gente che ti guarda e ti segue, ma perché non mandi dei messaggi alla società che se siamo rotti al cazzo, che i giocatori se ne devono andare? Ve lo spiego. Perché io sono romanista, raga. E per me è quasi impossibile mettermi a criticare gli 11 giocatori che scendono in campo, anche se si chiamano Pizza e Fichi, a dispetto dei Gasdrop, dei Pellegrini, di Abram, di tutti quelli che volete voi. Per me ognuno di loro è veramente importante, finché indossa quella maglia, finché onora la storia e il prestigio di Roma. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. La S Roma chiamò. Forza Roma, regà. Forza Roma deve essere un credo per tutti quanti. Almeno vi posso garantire che è il mio da quando sono nato. E lo sarà fino all'ultimo giorno della vita mia, dell'ultima corsa. Vinci per tutti noi, Roma bella.